Se non fosse per la situazione attuale, tra 4 giorni la nostra città sarebbe stata pronta a vivere il periodo del carnevale. Carri allegorici, mascherate, il getto di dolciumi e tanto divertimento. Ma niente di tutto ciò. Anche per questo 2022 l'ente carnevalesca ha pensato di riadattare la manifestazione concentrandosi nelle date che vanno dal 18 febbraio al 1 marzo, con un programma light che spazia con la presentazione di libri, mostre, cene a tema e il ritorno del carnevale in sup. La settimana grassa si apre venerdì prossimo, il 18, con la presentazione del libro sui giovani maestri carristi di Raffaella Manna e Silvano Clappis. Giovedì grasso, il 24, abbiamo l'ufficialità, lo scambio dei poteri tra il sindaco Massimo Seri e il sindaco del Carnevale, che quest'anno interpretato da Marco Guidi è uno strampalato cupido. Venerdì ci sarà la presentazione di questa grande mostra sul maestro Pierluigi Piccinetti. Gli appuntamenti seguiranno poi sabato con una cena con Delitto e domenica alle 11.30 dalla tenso struttura del Lido all'avvio del Carnevale in sup. A seguire visite guidate ai capannoni e un momento dedicato alla presentazione del carro allegorico dei ragazzi del Nolfi Apolloni alle 17.30 che sfilerà da Piazza Costanzi fino a Piazza 20 Settembre. Per chiudere martedì grasso con una cerimonia appunto di chiusura della settimana grassa, che però non svelo perché è una sorpresa. Per aspettare la manifestazione vera e propria, con il coinvolgimento dei bambini e delle loro famiglie, dovremo aspettare il 4 e il 5 giugno, mentre per ritornare a vedere i carri allegorici realizzati dai maestri carristi, il periodo di Ferragosto, con 3 date in programma il 13, 14 e 15 agosto. Tra le novità, presentate questa mattina in conferenza stampa, anche il nuovo manifesto d'autore, quest'anno realizzato dal pittore marchigiano Bruno D'Arcevia, dal titolo L'amore scortese non è ciò che sembra, non è come appare. Questa donna, questa dea Fortuna, con in mano una mascherina, quindi rappresentante un po' l'amor cortese, che è stata imbrattata da una mano esterna per renderla scortese, quasi a voler fare un dispetto. Quindi l'amor scortese non ha niente a che vedere con la violenza, ha semplicemente a che vedere con lo scherzo, con il dispetto. Già da oggi è partito il tesseramento per l'anno 2022 della carnevalesca, con scontistiche e agevolazioni, mentre i maestri carristi sono al lavoro nella realizzazione di nuovi bozzetti per alcuni carri allegorici. L'importanza di mostrare la creatività fanese anche in questo periodo, mantenere in vita la macchina organizzativa e pensare a ritornare al grande carnevale che conosciamo nel 2023. A dare supporto e a credere fortemente nella manifestazione, la Regione Marche. È un evento che è in grado non solo di esprimere le nostre tradizioni, i nostri valori, il lavoro di questo territorio, ma che sa destagionalizzare il turismo. E allora a dicembre abbiamo deciso di premiare quegli eventi che riescono a raggiungere questo obiettivo con un bando che riconosce il Carnevale di Fano ai vertici di questa classifica e che corrisponde anche un contributo che è aumentato rispetto al passato, perché questa è una tradizione non solo che non deve morire ma che si deve sviluppare ancora di più nel futuro.